prendi tre dadi, li dai in mano a uno spettatore, li fai controllare, lanciare più volte, sono assolutamente normali. Li consegni a una persona e mentre sei girato chiedi a questa persona di portarli girati come vuole lui, formando una pila di tre dadi in verticale. Così, quando è stato fatto, ti fai avvertire, ti rigiri, copri subito questi tre dadi con un bicchiere non trasparente in modo che nessuno li possa più vedere. Annuncia che nonostante non si possano vedere, riuscirai a captare, a percepire il valore dei dadi, per di più delle facce che non si possono vedere neanche scoperte, cioè la faccia che tocca il tavolo, che è coperta dal tavolo, la faccia in alto del primo dado che è coperta e tocca la faccia del secondo dado e anche la faccia in alto del secondo dado che tocca quella in basso del terzo dado. Sono cinque facce invisibili anche senza il bicchierino, e annuncia che andrai a scrivere la somma di queste cinque facce. Lo farai senza farti vedere, piegherai il fogliettino e lo metterai qui. Scopriamo i dadi e verifichiamo qual è la somma delle facce nascoste. 2 più 5 fa 7. Più 2, 9, più 5, 14, più 2, 16. Mostra il fogliettino e corrisponde perfettamente. Se vuoi scoprire come stupire i tuoi amici con questo effetto di matte magica, guarda la spiegazione. Questo gioco sfrutta una delle proprietà dei dadi che ti ho già spiegato in un video. La somma di due facce opposte è sempre 7. 1, 6, 5, 2 fa 7 e 4 e 3. Tutti i dadi vengono costruiti secondo questa regola. Quindi chiederai di impilare i tre dadi in questo modo. Sei girato, non puoi vedere e hai in mano il bicchierino ed è con questo bicchierino che vai a coprire. Nell'istante in cui copri devi solo sbirciare il numero in alto del primo dado. In questa frazione di secondo, sbirciando il primo numero, hai tutte le informazioni per scrivere sul foglietto la somma esatta delle facce nascoste, delle cinque facce nascoste. Sapendo che la somma delle facce opposte dei tre dadi da 7, i dadi sono 3, 7, 14, 21. 21 la somma totale. Hai sbirciato il 4, devi sottrarre a 21 il numero 4, quindi mentalmente hai 17, il numero esatto. Non fai altro che prendere questo foglietto, lo tieni rivolto verso di te, scrivi il numero 17, lo chiudi senza farti vedere, lo appoggi in un punto ben visibile o addirittura lo ricopri col bicchierino. Mostri a tutti i dadi, nemmeno chi ha lanciato sa la somma delle facce nascoste. E cominciando da sopra, la prima faccia nascosta è 3, è venuta a contatto con un altro 3, siamo a 6, 4, 10, più 2, 12, e l'altra faccia nascosta ovviamente è 5, per un totale di 17. Apri e mostri il fogliettino. Ti invito anche a guardare quest'altro video dove spiego un'altra proprietà di costruzione dei dadi
poco conosciuta che ti permette di fare altri giochi e rompicapo. Iscriviti e guarda anche le altre sezioni di questo canale: le performance magiche, la web serie clownesca, le tartarughe più divertenti del web e dietro le quinte della vita da mago. Metti un bel like e fammi sapere che effetto ha avuto questo gioco matematico coi tuoi amici.